Siamo al congresso SIA con il professor Roberto Filippo, che ha appena presentato e presieduto una tavola rotonda sulle situazioni di ascolto difficili nella sordità nei pazienti con impianto cocleare. Questo è un tema sicuramente molto complesso e che vede in gioco anche diverse figure professionali. Quali sono i punti emersi da questa tavola rotonda e quali sono le prospettive in questo senso? Guardi, il discorso è non solo indirizzarsi alla gestione dei risultati dei pazienti che hanno già fatto una scelta di impianto cocleare, ma il problema sta nell'adeguare le indagini che l'otorinolaringoiatra prescrive a un migliore raggiungimento degli obiettivi. Allora, non sempre ci sono varie opzioni che il paziente deve ottenere da chi sta proponendo un trattamento. Il primo è un trattamento anche osservazionale, vedere il paziente, eseguire una forma di counseling dicendo attendi, sei giovane, la sordità potrebbe essere di tipo evolutivo, ci rivediamo tra un anno per un controllo. L'altra possibilità è di offrire, e questo è non sempre è possibile perché non tutti i servizi o gli ospedali in cui c'è l'otorinolaringoiatria sono in grado di svolgere la chirurgia dell'orecchio, non tutti sono preparati ad affrontare questi tipi di intervento e questo deve entrare in una delle opzioni possibili e consigliare al paziente un eventuale intervento chirurgico per risolvere la sordità. Io parlo di chirurgia tradizionale microchirurgica e non di chirurgia che si basa su un sussidio impiantato. L'altro aspetto importante è il consiglio del medico verso un sussidio di tipo protesico tradizionale. E non si può delegare completamente inviando a un centro di audioprotesi, ma bisogna già spiegare al paziente i potenziali vantaggi che può avere il paziente dall'applicazione di una protesi. Non entriamo in dettaglio, ancora oggi molti anziani hanno difficoltà, probabilmente anche di tipo economico e psicologico, ma una protesi adeguatamente applicata è di fondamentale importanza per la prevenzione di tanti problemi di tipo cognitivo che l'anziano ha e dietro insieme al degrado cognitivo dell'anziano che non sente c'è anche uno stato di depressione indotto proprio dall'isolamento. L'altra opzione è di capire quando il soggetto protesizzato che non riesce a discriminare bene le parole in un ambiente con rumore, cioè che è la vita di tutti i giorni, cioè il rumore dell'attività sociale, quello che sono i cinema, gli spettacoli, i ristoranti, l'attività in strada, no? Chiedere a un giornalaio e dietro c'è il rumore del tram. Questo, secondo me, deve essere effetto di un counseling, prima dell'otorino laringoiatra autologo, ma anche mettere in moto dei meccanismi diagnostici in grado di dire bene, con la protesi tu hai raggiunto il massimo. Non puoi fare più di questo perché il substrato delle cellule uditive non permette un miglioramento ulteriore delle performance discriminative. Noi hai bisogno di un test nel rumore che identifichi quali sono i limiti dell'attuale tua situazione. Vuoi che sei protesizzato, vuoi che ancora non hai messo la protesi. E questi test nel rumore che mimano la vita di tutti i giorni sono in grado oggi, innanzitutto sono una nuova forma di audiometria, perché è un'audiometria vocale con rumore, un rumore adattivo che si adatta alle situazioni e alla risposta del paziente, ma soprattutto sono degli indici importanti di indirizzo. La protesi non ce la fa più, ti proponiamo una soluzione
protesico-implantologica, di una tecnologia che viene impiantata. Oggi la miniaturizzazione e il progresso tecnologico hanno portato a rendere più fruibile. Ancora c'è un gap tra noi e paesi altri paesi europei come la Germania. Per 17 impianti per milioni di abitanti che vengono fatti in Italia, in Germania si fanno 50 impianti per milione di abitanti. Questo ci fa capire che c'è ancora un gap da colmare, un gap di tipo anche culturale, proprio perché diciamo un po' le nostre figure professionali vanno un po' tutte per conto loro e manca questa simbiosi che in altri paesi europei di fatto porta a numeri diversi, come si evince dalle casistiche internazionali. Mi viene in mente che di fatto la tecnologia, le aziende... Quindi, se la interrompo, quindi io credo che oggi per fare una proposta intelligente c'è da prendere un po' quello che fanno gli oculisti, no? Che è l'altro importante organo di senso. Qual è la proposta intelligente? Cercare di creare centri in cui la medicina di base, anche l'otorinolaringoiatria di base, indirizza i pazienti in cui nella stessa tempo, senza dilazionare questi esami da un giorno all'altro e così via, esce con una diagnosi e con un indirizzo ben preciso, come si fa in campo oculistico, in cui si fa il campo visivo, si fanno altri test della pressione dell'occhio e quant'altro. Quindi io credo che è necessario, perché chi ha un'esperienza di pazienti, di familiari che hanno problemi di questo tipo, raccontano tutti che hanno girato molto, sono andati da vari specialisti, uno diceva una cosa, la protesi, un altro diceva l'intervento, un terzo diceva ma non c'è niente da fare. Ecco, quello che manca, a parere mio, che serve al cittadino è proprio questo indirizzo ben circostanziato sulle varie opzioni possibili. Sì, infatti stavo riflettendo proprio su questo aspetto, considerando che la tecnologia e quindi anche il mercato dei dispositivi ha effettuato moltissimi passi avanti negli ultimi anni. Probabilmente adesso manca, dal punto di vista delle figure professionali deputate alla riabilitazione, tutte quante, probabilmente una presa di consapevolezza nuova per fare in modo di integrare meglio il lavoro. Assolutamente è necessario, e credo che è la prossima missione delle società scientifiche, delle società professionali come quelle degli audioprotesisti e di altre figure professionali riabilitatori, di incontrarsi e promuovere. Sta alla sensibilità intanto dei singoli specialisti di aggregarsi e creare una proposta nuova. La ringrazio, professore, buon lavoro. Grazie.